Ospedale San Bruno, il movimento Serra al Centro, insoddisfatto dell'incontro alla Cittadella, servono atti concreti. Un incontro quasi interlocutorio che, più che dare certezze, ha portato dubbi ulteriori e la consapevolezza che qualcosa in più si sarebbe potuto fare agendo con maggiore tempestività. All'indomani dell'incontro nella sede della Regione Calabria, il Movimento Civico Serra al Centro traccia il bilancio del confronto avuto unitamente agli altri movimenti, al Comitato e ai sindaci sulle sorti dell'ospedale San Bruno e mostra un'aperta insoddisfazione. In seguito al sit-in davanti alla cittadella regionale, afferma il gruppo, abbiamo avuto modo di ascoltare la voce della Regione grazie all'intervento della dottoressa Bernardi, della dottoressa Scordo e dell'ingegnere Gidaro, che ci hanno rassicurato circa il mantenimento del nosocomio di Serra San Bruno, quale ospedale di zona montana e disagiata. Non ci basta. Il movimento vuole fatti tangibili e sostiene che sono necessari atti concreti che riempiano di contenuti strumentali e di personale medico e paramedico, questo che sta assumendo la vestigia di un sarcofago vuoto. Un ospedale è tale se ci sono i servizi medici, infermieri e strumenti diagnostici che garantiscano il diritto alla salute dei cittadini, non a parole e non solo sulla carta. Per quanto riguarda l'istituzione della casa di comunità all'interno dell'ospedale, in particolare nel seminterrato, Serra al Centro dichiara di opporsi fermamente, ma aggiunge che è stato chiesto ai sindaci presenti di trovare soluzioni alternative, con locali idonei nel più breve tempo possibile. Su tale apertura, ad avviso del movimento, bisogna impegnarsi immediatamente, anche se il tempo rema a nostro sfavore. C'è poi qualche segnale di discontinuità, anche se non possiamo definirci soddisfatti in quanto è mancato un confronto diretto con le autorità politiche. Abbiamo notato una diversa propensione all'ascolto rispetto a quella dell'ASP di Vibo Valentia, che in alcuni casi sembra addirittura contraddire quella che invece rappresenterebbe la volontà regionale in tema di sanità nella nostra zona di montagna. Continueremo a vigilare unitamente a tutti gli altri movimenti e comitati, è la conclusione, affinché il diritto alla salute venga ripristinato e garantito anche nelle serre calabresi.